Il sacrificio di illustri servitori dello Stato deve motivare tutti quanti ad essere sempre vigili nella lotta contro la mafia. Lo dichiara l'assessore della famiglia, politiche sociali e lavoro Nuccio Albano, che ha partecipato questa mattina alla commemorazione del vice questore Ninni Cassarà e dell'agente di polizia Roberto Antioglia in piazza Giovanni Paolo II e a quelle procuratore capo della Repubblica Gaetano Costa in via Cavour a Palermo. Mantenere viva la memoria di questi eroi, trasmettendo alle nuove generazioni le loro storie il valore della legalità e del coraggio civico, è essenziale per onorarne il sacrificio e continuare a combattere la mafia. Oggi, continua l'assessore Albano, abbiamo più che mai il dovere di sensibilizzare i giovani su queste tematiche, affinché possano impegnarsi per una società più giusta e libera dalla criminalità organizzata. Ciò può far sì che la loro morte non sia stata vana. Sono in tutto 10 centri sul territorio siciliano in cui, a partire da oggi, sarà distribuito il fieno agli allevatori che hanno diritto al bonus introdotto dalla Regione. La misura, finanziata con 20 milioni di euro, è stata voluta dal governatore Renato Schifani per limitare i danni dovuti alla siccità. La difficile crisi idrica che stiamo vivendo, dichiara il presidente della Regione, impone azioni tempestive. Per questo, anche per quanto riguarda questa misura, abbiamo fatto in modo che tutte le procedure potessero essere completate nel più breve tempo possibile. La consegna del fieno agli agricoltori rappresenta un'altra tappa nel complesso percorso per affrontare le conseguenze della siccità. L'elenco dei centri approvato dal commissario delegato per le emergenze idriche in agricoltura e zootecnia, Dario Caltabellotta, comprende il centro di meccanizzazione agricola ESA di Agira per l'Ennese, Agrifiera Annoto e l'area autoporto dell'Asia Melilli per la provincia di Siracusa, il centro di meccanizzazione ESA di Serra di Falco per il Nisseno. Le strutture individuate per la provincia di Ragusa sono la zona industriale del capoluogo, Foro Boario Modica, Fiere Maia Vittoria, il mercato ortofrutticolo di Roccazzo a Chiaramonte e Gulfi e il mercato agricolo di Donna Lucata a Scicli. Infine, per i catanesi, il centro individuato è quello dell'area di protezione civile di via Cristoforo Colombo a Caltagirone. I carabinieri della stazione di Scordia, nell'ambito dell'indagine a carico di un 43enne di Scordia indagato per atti persecutori, hanno eseguito un provvedimento del GIP del Tribunale di Caltagirone che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'attività investigativa svolta ha posto in luce il comportamento ossessivo dell'uomo ad danni della moglie 32enne, la quale già in precedenza lo aveva denunciato con conseguente successiva sentenza di condanna emessa a carico del coniuge divenuta irrevocabile nello scorso mese di aprile. Il 43enne, infatti, ancora arroso dal morbo della gelosia, avrebbe continuato a perseguitare la donna e solo per l'intervento di un'amica di quest'ultima, che è venuta a conoscenza dell'ennesima aggressione subita dalla vittima, ha avvertito i carabinieri. L'immediato intervento dei militari accorsi presso l'abitazione della donna ha trovato la ferma decisione di quest'ultima di sporgere nuovamente un'ulteriore denuncia nei confronti del marito, reo a suo dire di non voler accettare la sua decisione di porre fine al loro matrimonio. La gelosia dell'uomo avrebbe accresciuto esponenzialmente la sua aggressività nei confronti della donna con violenze fisiche di ogni genere, spesso acuita anche dal diniego della moglie ai suoi tentativi di approccio sessuale. La denuncia della donna ha consentito all'autorità giudiziaria l'emissione delle misure cautelari nei confronti dei 43enni con la contestuale applicazione del braccialetto elettronico. I carabinieri della stazione di Catania in Piazza Dante, con il supporto del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato mirate verifiche in alcune attività commerciali del centro storico, ponendo sotto attenzione Viale delle Medaglie d'Oro, via Acquedotto Greco e via Santa Maria delle Catene. A riguardo, i militari dell'arma, al termine delle fasi del controllo di un chiosco bar, hanno denunciato la titolare, una 25enne catanese, per esercizio abusivo del gioco delle scommesse. Quando gli investigatori e i tecnici dell'Agenzia delle Dogane sono entrati nel locale, che apparentemente sembrava un classico bar con bancone e sgabelli, hanno invece scovato una saletta nascosta nella quale era stato allestito un vero e proprio casinò. La sala infatti era dotata di un autonomo registratore di cassa simile a quello regolamentare, ma adoperato solo per la raccolta del denaro delle scommesse clandestine e delle slot machine illegali. Oltre alle banconote, la cassa conteneva un piccolo dispositivo elettronico che consentiva l'accesso online ai siti di giochi d'azzardo non europei. In particolare, questo apparecchio permetteva di accedere attraverso 4 PC installati su altrettante postazioni messe a disposizione dei clienti. La bisca disponeva anche di 6 videolotteri VLT con caratteristiche tecniche difformi da quelle indicate dalla norma di legge e quindi in violazione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Tutti i pagamenti per poter usufruire di questo tipo di giochi avvenivano in contanti e direttamente alla titolare. E ovviamente questi incassi, che si stima ammontassero a più di 1 milione di euro all'anno, non venivano contabilizzati nei rendiconti dell'attività. A carico della proprietaria del chiosco bar, a causa di tutte le violazioni riscontrate, sono scattate sia la denuncia all'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo del gioco d'azzardo, che sanzioni amministrative per un totale di 94.000 euro, perché la signora non aveva alcuna licenza di polizia per svolgere quel tipo di attività. I carabinieri della compagnia di Cireale sono riusciti a rintracciare e catturare nel giro di pochi giorni un giovane 28enne acese evaso da una comunità terapeutica di Messina, nella quale avrebbe dovuto scontare la condanna per reato di maltrattamento in famiglia svolgendo lavori socialmente utili. Nonostante dunque gli fosse stato concesso l'affidamento in prova a servizi sociali, il 5 giugno l'uomo era scappato. Grazie alle acquisizioni informative dell'arma, gli investigatori hanno compreso che avrebbe potuto trovarsi a Via Grande presso l'abitazione di un parente e pertanto hanno predisposto dei servizi di osservazione al fine di trovarlo. I militari con pazienza hanno osservato notte e giorno chiunque entrasse o uscisse da quell'abitazione di Via Vittorio Emanuele. Poi lo postamento ha dato i suoi frutti perché l'uomo è stato scorto proprio mentre entrava. Pianificato l'intervento per la cattura, il blitz è così scattato alle prime luci dell'alba per coglio di sorpresa e visto impegnati diversi militari che hanno circondato l'abitazione per limitare ogni possibile via di fuga. Di sicuro il 28enne non si aspettava che i carabinieri si fossero appostati anche sul tetto, perché non ha appena avvistato l'irruzione e da lì che ha tentato di scappare, ancora svestito per la notte adoperando un lucernario della mansarda. A cercare dai carabinieri, il giovane è stato messo in sicurezza e portato in caserma, dove, oltre ad essere arrestato per l'evasione, gli è stata notificata un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria per chi è indagato per reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati contro il patrimonio, tra cui rapina, furto ed estorsione, nonché traffico di stupefacenti e lesioni personali aggravate. È stato portato dai carabinieri presso la casa circondaria di Catania, Piazza Lanza. Domus Bet TV Catania Beach Soccer oggi vince lo scudetto. Siamo diventati campioni d'Italia. Grande festa qui dall'Esagono Beach Club. Tutti gli amici di Globus TV, tutti gli utenti di Globus sono venuti qui all'Esagono Beach Club per fare i complimenti al presidente Giuseppe Bosco per aver portato a casa lo studente. Siamo campioni d'Italia e questa è un'enorme soddisfazione. Grazie. Abbiamo riportato questo scudetto a casa dopo 6 anni che mancava. È importante per noi, è importante per la città, è importante per consolidare il nostro movimento estivo che facciamo in estate. E soprattutto abbiamo portato tantissimi, centinaia e centinaia di bambini alla playa di Catania per cercare di sviluppare ancora di più questo magnifico sport. Francesco Di Paola, ci troviamo qui all'Esagono Beach Club, non si può non parlare di Francesco Di Paola quando si parla di Domus Bet, di Beach Soccer. Una grande soddisfazione aver portato uno scudetto, siamo campioni d'Italia e per questo chi dobbiamo ringraziare? I giocatori sono quelli, lo dicevo poc'anzi, quelli che oggi ci fanno vivere questo evento. I giocatori hanno dato l'anima, io devo ringraziare Giuseppe Bellantoni perché comunque ha allestito una squadra per come volevamo noi. Siamo riusciti a uscire fuori, diciamo, tutta la nostra voglia di fare e alla fine siamo arrivati a uno scudetto che secondo me è strameritato. Orgoglioso dello scudetto di Catania Beach Soccer, dell'amico socio Giuseppe Bosco. Ma orgoglioso dello scudetto dell'equipe Orizzonte di Tania Di Mario, come orgoglioso dello scudetto del... Le previsioni per mercoledì 7 agosto 2024 di Globus Television. Mercoledì, pressione stabile giornata all'insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque, qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne. Temperature massime in aumento fino a 37 gradi, minime superiori ai 20 gradi. Mari, Mar Ionio poco mosso, Mar Tirreno mare da calmo a quasi calmo, Stretto di Sicilia poco mosso.